Ciao ragazzi, allora, come state? Scusate se da un po' che non ci vediamo, ma questo weekend sono stato a Roma, sono stato al Fantacalcio degli youtuber a far l'asta insieme a tutti gli altri ragazzi. Non so quanti di voi effettivamente seguano il mio secondo canale, nel caso li trovate il video che ho fatto insieme a Kinoshi, dato che la squadra l'abbiamo fatta io, lui ed Erway insieme, siamo un trio di juventini. Erway non era più fisicamente con noi quando abbiamo fatto il video perché ha dormito da un'altra parte, invece io e il Bonchino abbiamo fatto il riassuntone generale di quella che è stata la nostra rosa, quindi trovate il video sul secondo canale e trovate anche tanti altri contenuti che ho portato in questo weekend. Sono contenuti un po' più semplici, un po' più tranquilli, trovate il link del mio secondo canale qui sotto in descrizione o comunque nella pagina principale. Nel primo canale c'è il link per andare su quell'altro, quindi questo è un piccolo spammino di pubblicità nei confronti di una cosa che comunque gli è scritto io a tutti gli effetti. Quindi se siete interessati andate di là, troverete tanti video anche extra Juve, calcistici, non calcistici, carico qualsiasi tipo di cosa. Quindi fateci un salto che potremmo scoprire di avere altri interessi in comune oltre alla Juventus. E diciamo che la pausa nazionale è ancora in corso. Io ieri sera non ho visto la partita perché ero andato fuori a cena con la mia fidanzata. A un certo punto accendono la televisione, c'è il rigore per l'Italia e ho detto: ma che bello! Accenda la TV esattamente mentre Jorginho andrà a battere e a segnare questo calcio di rigore. Invece Jorginho l'ha sbagliato, quindi l'unica cosa che ho visto di tutta la partita è Jorginho che sbaglia il rigore. Scusate, colpa mia, chiedo scusa. Non è colpa di Jorginho, mi assumo tutte le responsabilità. Tra l'altro l'Italia giocherà ancora una volta mercoledì a Reggio Emilia e per capire tutte le novità inerenti a questa pausa nazionale che sono importanti perché vanno ad infettare, tra virgolette, scusate il termine, non proprio idoneo in questo periodo, ma vedrete in questo video il perché, per capire come si andrà ad evolvere la situazione. Signori, c'è OneFootball qui sotto in descrizione, dove potremo capire anche la probabile formazione man mano che ci avvicineremo a questo Napoli-Juventus che è già importantissimo, è già molto delicato. Mi raccomando, scaricate OneFootball anche per gli highlights delle partite. Io oggi provo a fare una specie di gioco, provo a capire quella che potrebbe essere la formazione con i giocatori che abbiamo a disposizione. Per capire questo, però, è necessario fare un passo indietro e capire chi sono i giocatori convocati con le varie nazionali. Ora me li leggo perché me li sono scritti: sono Rabiot con la Francia, De Ligt con l'Olanda, Morata con la Spagna, Chiellini, Bonucci, Chiesa, Locatelli, Ken e Bernardeschi, anche se in tanti mi state dicendo che forse si dice Kin, adesso vedremo esattamente durante l'anno. Io l'ho sempre chiamato Moise Ken, appunto con la nazionale italiana, Szczęsny con la Polonia, Kulusevski con la Svezia, McKennie con l'America. Tra l'altro, piccolo appunto per McKennie, che non giocherà questa sera la partita in programma con gli Stati Uniti per motivi disciplinari legati a delle violazioni del protocollo Covid imposte dalla nazionale americana. McKennie, sbagliare umano, perseverare è diabolico, eh? Già la seconda volta, famoso festino a casa tua con Arturo e Dybala. Quindi occhio, perché la Juve queste cose ci guarda. E se magari una volta chiuso l'occhio, e non troppo perché lo sappiamo, McKennie era sul mercato dato che la voce principale era questa. La Juventus non lo considera ancora un calciatore perché non ha ancora la mentalità da calciatore per quanto riguarda seguire le diete e ragioni comportamentali. Questa è l'ennesima conferma che McKennie probabilmente a livello di testa non riesce a ragionare ancora come giocatore della Juventus. Occhio a non giocarti definitivamente tua carta, perché poi sappiamo bene che la Juve tra capo e collo qua non guarda in faccia nessuno per queste cose qua. Chiusa la parentesi su McKennie, Bentancur con l'Uruguay, Cuadrado con la Colombia, Paulo Dybala con l'Argentina, che ieri sera si è interrotta sempre per ragioni legate al Covid, una roba veramente assurda. Vi invito a leggere su OneFootball magari l'articolo, così non stiamo a perderci troppo tempo qua, ma è una roba che non si era mai vista nel calcio. Alexandro e Danilo con il Brasile, appunto stesso discorso di Dybala, dato che la partita era Brasile-Argentina, e questi sono i convocati, sono 17 totali di cui 5 sudamericani. A casa, infortunati, abbiamo Arthur, Ramsey e Caio Jorge, quindi per darvi un'idea, la Juventus con Allegri in questo momento si sta allenando con 5 giocatori. Questi 5 giocatori sono Pellegrini, De Sciglio, Rugani, Pissoglia, Perin. Il secondo e il terzo portiere, l'ultimo centrale di difesa e i due terzini che vanno a occupare rispettivamente gli slot 4 e 5 della batteria di esterni bassi della Juventus. Capite che con questi presupposti le cose non vanno bene. Il problema di fondo, e qua vado a prendere direttamente da parte della Juventus, che
ha pubblicato sul suo sito ufficiale questa nota. Queste sono le partite che dovranno ancora giocare le nazionali in questione, quindi come potete vedere sono divise in martedì e mercoledì quelle europee, quindi da giovedì in poi, a esagerare, a dire tanto, tutti i giocatori europei dovrebbero rientrare a Torino per allenarsi, quindi Allegri avrebbe a disposizione giovedì e venerdì, poi c'è anche la partenza per Napoli, paio di giorni a disposizione per preparare questa partita molto delicata. C'è il discorso di McKennie che gioca giovedì, ragazzi, gioca giovedì alle 4 in Honduras contro Honduras con gli Stati Uniti. Poi c'è il pianto greco legato ai sudamericani, ragazzi, cioè guardate qua la situazione. Juventus-Napoli è l'11 alle 18, anzi Napoli-Juventus è l'11 alle 18. Questi giocano il 10 alle 3 di notte dall'altra parte del mondo, devono farsi il viaggio, tornare indietro, jet lag, stanchezza accumulata, partita appena disputata, niente allenamenti, niente prove. Io credo che tutti questi 5 sudamericani, 2 terzini del Brasile, Bentancur, Dybala, Cuadrado, out completamente. Quindi i terzini che dicevamo prima, il quarto e il quinto nella batteria, De Sciglio e Pellegrini, io immagino che saranno titolari entrambi, a meno che non si vada a optare per un altro discorso, che è quello relativo alla difesa 3, che non butto via a priori, anzi, conoscendo Massimiliano Allegri potrebbe anche investire su questa roba qua. Aggiungo che l'Italia ha tenuto Bernardeschi e Kane in tribuna, ha fatto giocare Chiellini, Bonucci, Chiesa, Locatelli. Ora, per l'ultima partita, non so come vorranno fare, se far giocare i giocatori che non hanno visto il campo in questo periodo, quindi Kane e Bernardeschi, o se insistere ancora una volta sui nostri, tipo Chiellini, Bonucci, tipo Chiesa, Locatelli, giocheranno mercoledì? Non lo so, vediamo come ragionerà Mancini, perché sinceramente uno come Chiellini lo terrei volentieri a riposo, perché diventa interessante, forse determinante, forse indispensabile. Ma ve ne dico un'altra: Rugani o Perin, che in questo momento si stanno allenando e sanno che magari non giocheranno, eppure sono 5 persone che si stanno allenando. Come ragionerà Allegri, secondo voi? Andrà a premiare alcuni, se non tanti, di questi 5, Pinsoglio escluso, che si stanno allenando effettivamente con la Juventus? Oppure Chiellini, Bonucci, De Ligt, quando arrivano 2 di questi 3 o tutti e 3 sono titolari? Perché io adesso ho ipotizzato 2 formazioni della Juve, ve le faccio vedere entrambe. C'è quella con la difesa 3, che è questa qua, Szczęsny o Perin in porta, appunto per capire come verrà gestito questo discorso. E occhio, perché anche il Napoli è un bel programma portiere, con Ospina, con Meret, vediamo che cosa ne salta fuori. Poi magari le federazioni ci vengono incontro e ci restituiscono i giocatori prima, ma non credo. Chiellini o Rugani, appunto, stesso discorso, Szczęsny e Chiellini sono uniti da questo filo. Faranno giocare giocatori migliori nei ruoli o faranno giocare giocatori che si sono allenati lì? Bonucci, De Ligt, Pellegrini o Bernardeschi come esterno di sinistra nel centrocampo, De Sciglio dall'altra parte, perché penso che a questo punto De Sciglio si candiderà per una maglia da titolare quasi al 100%, Rabiot, Locatelli in mezzo, perché diversamente non puoi fare, Chiesa, Morata, Kulusevski. Questa è una delle opzioni, no? Questa qua potrebbe essere benissimo la formazione di titolare. Mi sono tenuto il ballottaggio Morata-Kane perché potrebbero essere validi entrambi. Però improvvisare una difesa 3 così da niente, io capisco che i 3 che giocano nella difesa 3 dietro sono big, lo so per certo, ma questa squadra ha bisogno di certezze, ha bisogno di continuità, ha bisogno di continuare con questo percorso di crescita legato alla squadra. E non so quanto sia intelligente, boom, così dal niente, passare a difesa 3 e con magari anche tanti titolari fuori o potenziali titolari fuori, giocatori che fa la differenza, perché Cuadrado, Dybala, Danilo, Alessandro sono due giocatori importanti, potenziali titolari. Lo stesso Bentancur è uno che potrebbe benissimo giocare titolare addirittura quest'anno. McKennie, un altro su cui speriamo di vedere qualcosa di bello, oltre a questi discorsi legati a i suoi festini e il suo voler per forza di cose far casino. Quindi non so, io andrei forse a proseguire un discorso legato alla continuità del 4-4-2 o barra 4-3-3, perché lo sappiamo, la Juventus c'ha il caos creativo, difende a 4 e poi esplode. Però sai, iniziamo la prima partita col 4-4-2, la seconda con l'Empoli è un 4-3-1-2, andate male tutte e due, quella col Napoli abbastanza importante con tanti titolari fuori, difesa 3, quindi
è una delle opzioni che è stata presa in considerazione, ne è stato parlato tanto, ma credo che alla fine Allegri andrà su un 4-4-2, proseguire il discorso normale, che poi se ci pensate questo 4-4-2 potrebbe benissimo essere un 4-3-3, se Bernardeschi e Kulusevski possono essere schierati come mezzala, Kulusevski credo che sia non ancora pronto per quello lì. Allegri su Bernardeschi l'ha detto, non ha più il passo per fare l'esterno puro, lo preferisco una posizione più centrale, e quindi ci ha fatto capire che Bernardeschi quest'anno verrà visto veramente come un centrocampista. Io sono curioso di capire se questa cosa è possibile oppure no, sono un po' scettico, ma rimango in attesa del verdetto del campo. Quindi ancora Szczęsny, Perin, il ballottaggio, Pellegrini e De Sciglio che si ritroverebbero titolari, Bonucci e De Ligt coppia difensiva, occhio a Chiellini, è vero, però tanti impegni ravvicinati per Giorgio, non lo so, in questo momento ho fatto più minuti con la nazionale che con la Juve, per dire. Chiesa a destra, uno tra Kulusevski e Bernardeschi a sinistra, Rabiot, Locatelli, non si scappa, Ramsey è rotto, Bentancur è dall'altra parte del mondo, Arthur chissà Dio quando torna. Questi siamo, ragazzi, Rabiot, Locatelli, il centrocampo per forza, non c'è neanche Danilo negli ultimi, gioco la carta nel centrocampo, non c'è, e davanti Ken Morata, entrambi. Il problema di questa formazione qual è? Che non hai cambi offensivi, perché Dybala, se c'è per forza di cose dalla panchina, ma quanti minuti ti potrà fare un Dybala che fa un volo transoceanico di notte dopo aver giocato 10 ore prima? Pochi, Caio Jorge, fortunato, quindi mi tenevo di più quell'altra per dire occhio che potrebbe essere un attacco a tre con almeno un attaccante di scorta. È vero che qua magari parte Bernardeschi, ti tieni Kulusevski come cambio, ma la panchina inizia veramente a essere corta. In panchina veramente hai pochissimi giocatori, hai Chiellini, hai due portieri e uno tra Bernardeschi e Kulusevski, fine. Cioè, chi hai di altro? C'è nessuno, ragazzi, c'è nessuno, siamo in una situazione disperata. E magari in panchina hai tutti i sudamericani, sì, però cosa faranno, 10 minuti, un quarto d'ora? Io non credo che possano fare un tempo i sudamericani. Quindi incrociamo le dita sperando che possano mettersi una mano sul cuore le federazioni e dire: ah, ragazzi, va bene, vi vediamo prima. Ci credo poco, eh. E speriamo che non salti fuori qualche notizia legata alla quarantena, ai 10 giorni di quarantena, perché poi li perdiamo eventualmente anche per la sfida contro il Milan. Quindi ad oggi la situazione è questa. Fatemi sapere se secondo voi Allegri deciderà di puntare sui giocatori che ha allenato per più tempo, e quindi i 5 famosi, i fantastici 5 che si sono allenati alla Continassa, o se preferirà andare sul certo con tutti quelli che ci sono. Metti il caso che nell'ultima formazione che abbiamo visto magari non gioca ad Elite per dire fai Bonucci, Rugani. Ah, oh. Potrebbe succedere anche quella, ragazzi. Non lo so, siamo nelle mani di Dio? Siamo nelle mani di Allegri? Siamo nelle mani di... non lo so. Non lo so di chi siamo nelle mani. Questo inizio di stagione è abbastanza tribolata, però. Questo posso confermarvelo.